tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho o maxi maglia che ho deciso di chiamare Fly. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato dell'Adrian Fill linea Memphis, che se ricorderete ho già utilizzato per creare una maglia proprio con questo colore alternando un altro filato. Siccome mi era avanzato, ho deciso di continuare a lavorare sempre questo colore e di creare appunto questo poncho maxi maglia da poter mettere sopra dei top, sopra dei vestiti come lo sto indossando anch'io in questo momento, o comunque sopra anche delle maglie leggere a maniche lunghe, tipo delle belle camicie a cui a poter mettere questa maxi maglia sopra. Il colore che ho usato io è il numero 24, ma voglio farvi vedere anche altri colori che sono disponibili sul sito. Abbiamo questo splendido lilla, il bianco, ma ci sono anche il nero e delle tonalità di azzurro e anche altri colori. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 220 catenelle ed è 100% cotone Egitto mercerizzato, quindi fantastico. Spero che si riesca a vedere quanto sia luminoso. Ora, per poter realizzare questo poncho, io ho utilizzato circa 2,5 gomitoli. Per una taglia S vanno più che bene, per una taglia M, L, quindi vi consiglio 3 gomitoli. Per una taglia M, l'unica cosa che dovete fare, non dovete fare più catenelle rispetto a me, e questo vale anche per una taglia L, ma dovete farlo un po' più lungo, in modo tale che con il seno, anche se vi si tira su, riuscite ad avere sempre la mia stessa lunghezza. Per questo vi consiglio comunque 300 grammi, anche perché taglia S 250, comunque 3 gomitoli sempre dovete acquistare. Per una taglia L però vi consiglio anche di andare a prendere 4 gomitoli se la volete fare anche più lunga, quindi che vi faccia anche tipo da coprispalle, che vi arrivi anche a mezzo gomito, quindi in quel caso vi consiglio 4 gomitoli. Per poterla realizzare ho utilizzato l'uncinetto del 4,5. La lavorazione è semplicissima, l'abbiamo già fatto, ho fatto diversi ponci in questa maniera. Sono due rettangoli che poi vanno uniti insieme cucendoli sulle spalle. Questa volta ho cucito lateralmente, questo per avere appunto questo effetto di maglia larga, quindi non sono andata a cucirla sotto, alcuni invece li ho cuciti sotto. Questa volta ho deciso appunto di lasciarla libera in modo da avere anche più movimento, quindi fantastica proprio per questo. Il punto è molto semplice, un po' forato, un po' con questi che danno vita a questi archetti, quindi semplicissimo. Mi pare forse che l'abbiamo anche già utilizzato in passato per qualche altro modello, non mi ricordo precisamente, però mi piaceva appunto che fosse anche un po' forato, in modo che si possa vedere comunque sotto quello che si indossa. Però essendo un cotone un po' più doppio, resta comunque un cotone caldo, perfetto quindi per quei climi che abbiamo anche in questi giorni, che sono un po' umidi, quindi con un po' di vento. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate anche il link che vi conduce al PDF e che le spedizioni saranno chiuse dal 12, quindi l'11 mattina sarà l'ultimo giorno per poter spedire i pacchi, e poi si riprenderà con le spedizioni il giorno 28 agosto. Nel frattempo continueranno a uscire video, potrete continuare a fare ordini che verranno messi da parte e poi spediti tutti il 28 agosto. Questo perché il mio spedizioniere va in vacanza, se lo merita tantissimo, l'ho fatto esaurire soprattutto in quest'ultimo periodo, e quindi si riprende alle spedizioni il 28. Però i tutorial continueranno a uscire, inizierò a lavorare dei filati un po' più pesanti, quindi qualche microfibra, qualche cotone pesante come questo, quindi iniziamo ad andare un po' su creazioni che abbiano non più cotone sottile, ma appunto cotone un po' più doppio, comunque lana sottile o la mia adoratissima microfibra. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho maxi maglia, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fill linea Memphis, che è questo gomitolone da 100 grammi. Il colore che ho scelto io è questo, il 24, ma come potete vedere ce ne sono tanti altri, tutti disponibili sul sito. Ogni gomitolo è da 100 grammi. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5, qui vi faccio vedere un campione. Andremo a fare due rettangoli, a base a quante catenelle mettete sarà la lunghezza del nostro rettangolo, che serve appunto per coprire tutta la nostra parte delle spalle un po' di braccia, quindi più catenelle mettete più lo fate lungo, quindi scenderà di più sulle braccia. Io vi dico già che ho montato
ho montato 110 catenelle più 1, perché il multiplo che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10, a cui poi va aggiunta una catenella per avere l'inizio uguale alla fine. 111 catenelle mi permettono di avere una lunghezza di circa 75 cm, qui invece ne faccio di meno, lavorando però sempre con lo stesso filato e con l'uncinetto sempre del 4,5, però se lo volete fare più lungo, quindi più largo, mi raccomando andate a mettere 10 catenelle in più, non di più, altrimenti viene veramente troppo lungo e per il tipo di punto che stiamo per fare non va benissimo. Detto ciò, quindi possiamo iniziare a fare il nostro motivo. Sposto un po' così potete vedere meglio. O vi alzate con una catenella o entrate direttamente nella maglia, nella prima catenella. Io preferisco alzarmi con una catenella, entrare dentro la prima catenella di base e andare a fare una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Vado nella quinta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 4 catenelle e si ricomincia da capo, quindi entro nella quinta maglia bassa. 3 catenelle, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella, rientro seconda maglia alta. Catenella, rientro terza maglia alta. 3 catenelle di separazione e salto 4 catenelle. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Andiamo a terminare il giro entrando nella quinta catenella e facendo una maglia, quindi nell'ultima catenella e facendo una maglia bassa. A questo punto possiamo passare a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia. Prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta doppia. 2 catenelle di separazione, andiamo sopra la seconda maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Catenella, rientro seconda maglia alta. Catenella, rientro terza maglia alta. 2 catenelle di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dall'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta doppia. E si ricomincia da capo. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto la maglia bassa, vado direttamente nella prima delle tre maglie alte e vado a fare una maglia alta doppia. 2 catenelle, vado dove ho la seconda maglia alta e vado a fare 3 maglie alte separate da una catenella, quindi una catenella, rientro seconda maglia alta, catenella, rientro terza maglia alta. 2 catenelle di separazione, riprendo il filo sull'uncinetto, due volte il filo sull'uncinetto, vado nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta doppia. E si ricomincia da capo, quindi di nuovo prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto la maglia bassa, vado direttamente sulla prima delle mie tre maglie alte e vado a fare una maglia alta doppia. 2 catenelle, vado nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare la mia maglia alta doppia. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro prendendo due volte il filo sull'uncinetto, andando, abbiamo fatto la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta doppia. Abbiamo terminato così il secondo giro. Ci giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro nella maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta.
3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, quello che farò adesso lo farò per tutto il giro. Vado direttamente sulla seconda delle mie 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, vado tra le due maglie alte doppie e vado a realizzare le mie 3 maglie alte separate da una catenella, quindi una catenella di separazione, rientro 2 catenella di separazione, rientro 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta, la seconda delle mie 3 maglie alte, e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, di nuovo vado tra le due maglie alte doppie e vado a fare maglia alta, catenella, rientro seconda maglia alta, catenella, rientro terza maglia alta. 3 catenelle di separazione e di nuovo ricomincio. Vado dove ho la seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle e devo fare questo per tutto il terzo giro. Per terminare il terzo giro, dopo le 3 catenelle, entro nella quarta catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta doppia del giro precedente e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Quarto e ultimo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta doppia. Quello che farò adesso lo farò per tutto il quarto giro. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto la maglia bassa, vado nella maglia alta, nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta doppia. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la seconda maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte separate da una catenella, quindi prima maglia alta, catenella, rientro, seconda maglia alta, catenella, rientro, terza maglia alta, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho l'ultima maglia alta e faccio una maglia alta doppia. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e ricomincio da capo. Vado nella prima maglia alta e faccio una maglia alta doppia. 2 catenelle, vado nella seconda maglia alta e vado a fare 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi una catenella di separazione, rientro 2, catenella di separazione, rientro 3. 2 catenelle, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta doppia. E quindi bisogna fare questo per tutto il quarto giro. Terminiamo il quarto giro andando a fare, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta doppia. 2 catenelle, vado nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta, quindi salto questa catenella, entro in questa che contando dal basso è la terza e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E abbiamo terminato così anche il quarto giro e questa è la lavorazione che viene fuori. Vedete che stiamo alternando appunto questo motivo. Vi faccio rivedere solo una volta o solo un attimo il primo giro, dato che abbiamo una base diversa. O vi alzate con la catenella o entrate direttamente nella maglia alta e andate a fare una maglia bassa. 3 catenelle, prendiamo il filo, andiamo tra le due maglie alte, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte separate da una catenella, quindi una catenella, 2 maglie alta, catenella, 3 maglie alta. 3 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo la seconda delle nostre 3 maglie alte e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione e si ricomincia andando fra le due maglie alte doppie a fare una maglia alta, catenella, seconda maglia alta, catenella, terza maglia alta e le 3 catenelle. Io adesso, come vi ho detto, ho montato nella mia lavorazione vera e propria 111 catenelle. Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, però diciamo che invece dei 4 giri conterò il motivo in questa maniera, 1, 2, in modo da non sbagliarmi. Quindi 1, 2, quindi vi dirò alla fine quanti, diciamo,
motivi di questo genere. Questo è un motivo, anche se per farlo ci vogliono due giri, però noi facciamo un motivo, quindi faremo 1, 2, in modo tale da dirvi quante ho di lavorazione di questi motivi, non so come chiamarle queste lavorazioni, però vabbè, mi avete capito. Quindi io procedo a lavorare con la mia vera e propria lavorazione. Ricordatevi che dobbiamo fare due rettangoli identici, quindi una volta abbiamo finito l'altro faremo uno, faremo anche l'altro. Io a questo punto preferisco finirli tutte e due e darvi tutte le info. Ho terminato i due rettangoli, quindi 1 e 2, ho montato sempre lo stesso numero di catenelle per avere una larghezza da qui a qui di circa 68 centimetri, mentre ho ripetuto il motivo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per ottenere una altezza di circa 40 centimetri. Mi raccomando, questo è 40 centimetri da qui a qui, però sicuramente indossato calerà un pochettino, quindi arriverò anche a 44-45 centimetri, perché la lavorazione tenderà a pendere un po', giusto proprio perché questo è un coprispalle. Allora adesso poncio coprispalle, dobbiamo andare a cucire i due rettangoli insieme. Dall'esterno verso l'interno io ho deciso di cucire per 3 motivi e mezzo, quindi vedete qui ci sono 3 motivi, quindi qua di cui ce l'ho dall'esterno verso l'interno di qua, stessa cosa anche da quest'altra parte, quindi per 3 motivi e mezzo, quindi 1, 2, 3 e qua, in modo tale da lasciare questo come scollo aperto. Magari poi mentre lo vado a lavorare, se mi accorgo che mi è troppo largo, chiuderò un po' e vi farò sapere. Una volta che ho cucito lo indosserò e deciderò se cucirlo anche lateralmente, cucirlo solo sotto. Quindi per adesso vi dico che cucirò le due parti sopra e mi raccomando, nel posizionare i due rettangoli mettete le catenelle in alto e andremo poi, una volta cucito sopra, mentre vi dirò alla fine se ho cucito anche lateralmente e sotto, soltanto sotto, e vi dirò naturalmente per quanti centimetri sono andata a cucire. Unica cosa, per una taglia più grande della mia io vi consiglio di fare almeno 9 motivi, in modo tale che se avete il seno e quindi sul il poncio possa tirare un po' sulla maglia non sia un problema, quindi potete fare almeno un motivo in più rispetto a me come lunghezza. Allora ho finito di cucire i due pezzi, quindi da qui a qui, dall'esterno verso l'interno, ho cucito per circa 18 centimetri, quindi 17 centimetri, quindi 3 motivi e mezzo, mentre poi lateralmente, partendo da sotto ad arrivare sopra, ho cucito per circa, adesso ve lo dico subito, 26 centimetri, naturalmente sia a destra che a sinistra. Ora, per chi ha fatto qualche motivo in più, vado a cucire un po' di più. Diciamo che lo scalfo deve essere comunque bello ampio, perché ecco, adesso è di circa 23 centimetri, quindi lo scalfo è bello ampio, direi, quindi per una taglia M di arrivare almeno a 24 centimetri, taglia L da almeno 26 centimetri, proprio perché in questo modo avrete uno scalfo bello grande, giusto appunto per il nostro poncio. Detto ciò, io non farò alcun tipo di bordino e non cucirò sotto, lo voglio che veda bello largo, quindi il nostro poncio è terminato.